Controlli e bonifiche ambientali che dovevano essere indipendenti e che invece finivano sempre nelle solite mani, grazie all'intervento di un funzionario compiacente della Regione Veneto, ora finito agli arresti domiciliari. Che il nome di Fabio Fior compaia nell'ordinanza di questo nuovo rivolo della Tangentopoli veneta non è una sorpresa. Fior, ex dirigente della Regione del settore ambiente, era già stato sospeso in via cautelare da ottobre 2013 a marzo 2014 su segnalazione della stessa Regione Veneto, che ha collaborato fattivamente con gli inquirenti. L'operazione, scattata all'alba da parte dei finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Venezia, oltre a Fiora, ha posto agli obblighi di dimora anche Sebastiano Strano, imprenditore del settore ambientale, e l'imprenditrice Maria Desbaldi. 50 inoltre le perquisizioni effettuate, oltre che in Veneto, anche in Emilia-Romagna. Un filone a sé che però si congiunge all'indagine sul MOSE e coinvolge nomi eccellenti, quali gli ex assessori dell'ambiente Renato Chisso e Giancarlo Conta, che risultano indagati, e c'è pure un legame con il consorzio Venezia Nuova. Anche questa inchiesta in qualche modo ha riportato, non è stata originata, ma ha riportato a dei nomi a me già noti, quali l'assessore Chisso oppure gli ex magistrati alle acque Cuccioletta, Piva e immancabilmente al Consorzio Venezia Nuova. Sostanzialmente fondi regionali sono stati affidati dagli allora assessori direttamente al magistrato alle acque, il quale senza alcun appalto diretto, quindi senza, con affidamento diretto, ha poi fatto pervenire questi fondi regionali alle società riconducibili al Fior per dei lavori di telerilevamento ambientale nell'ambito della Regione Veneto, oppure per studi e certificazioni ambientali in 8 comuni della Gardesana. Un vaso di Pandora che continua a riservare sorprese. L'accusa per gli arrestati è peculato, malversazione ai danni dello Stato, abuso d'ufficio, falsità ideologica. L'ex assessore Conta, in una nota diffusa alla stampa, si è dichiarato però estraneo ai fatti, mentre Paolo Venuti, il commercialista di Giancarlo Galan, arrestato lo scorso 4 giugno, è stato scarcerato dopo aver patteggiato 2 anni di reclusione e 70.000 euro di sanzione. Come dire, avrebbe ammesso di essere stato il prestanome dell'ex doge.